Salve amici, benvenuti o bentornati al canale. Oggi vi trovate con questo video su Dragon Ball Legends. E sì raga, perché oggi pure noi andremo a reactare al video in staff di il Black Friday, cioè il Legend Festival di Dragon Ball Legends. Già raga, da qua come possiamo vedere dalla schermata iniziale, inizio Legend Festival potremmo fare 300 summon gratuite con i ticket. Quindi raga, porca puttana, quanta roba! Cioè già si comincia bene. Poi raga, per chi nell'anno avrà speso più gemme, regaleranno queste questi summon ticket, raga, tutti questi summon ticket credo che pullare sempre in quel banner o in un banner diverso, dove metteranno tutti i PG usciti nell'anno, Sparking, tranne Legends Limited, credo. Perché sennò poi andiamo troppo oltre. Poi raga, gli daranno i... aspettate, dov'è? I festival o poi. Quindi raga, gli daranno i festival o poi. Daranno anche Mutis da Power per i Legends Limited, quindi il mio piccolo forse raga riuscirà a portarla a Zenkai. E daranno pure delle Chrono Crystal, quindi daranno, daranno tipo un 500 crono da quello che ho capito. E raga, ed è tanta roba. Poi qua avremo il Festival Choice Battle, dove daranno energie, alte Chrono Crystal, e saranno sempre 500 in totale. E già raga, siamo in un totale di 1000 Chrono Crystal. Quindi raga, veramente tanta roba. E poi vediamo cosa c'è altro. Ah sì, poi c'è raga Worldwide Festival Mission. A quanto pare queste qui raga sono delle missioni cioè world mondiali, cioè che possono fare tutto il mondo raga. A quanto pare vi daranno dei reward extra, dei reward bonus, che saranno ticket o cose varie, da quello che ho capito, oppure altre cose. Ah, anche Chrono Crystal, quindi raga daranno tanto crono. Poi che c'è da guardare? Ah sì, questo qui raga, Let's Go Festival, daranno questo evento qui raga, dove potete prendervi delle Multi Zeta Power o dei Saiyan tipo Goku Super Saiyan 3 o del Saga Fan Movies Broly per portare la Zenkai, oppure degli Age of Evil, questo Golden Freezer. Io onestamente raga mi servirebbe prendere il Multi Zeta Power di questo Broly, così lo porto a 7 stelle e lo faccio a Zenkai. Poi che cosa c'è? Ah sì, poi raga ci saranno di nuovo gli eventi ultra, quindi raga chi si fosse perso tutti gli ultra usciti in questi anni li potrà riprendere per 5 per una o due settimane se non sbaglio, oppure per tutto il mese addirittura, perché a quanto pare questa celebrazione dura fino a dicembre da quello che ho capito io. Ok raga, poi ci sarà l'evento, questo qui ovviamente il solito evento con i Goku free to play farmabili fino a 7 stelle plus, che sono utili perché è iniziato il gioco, quindi tanta roba. Io ormai questi Goku li ho presi tutti, quindi questo evento non lo farò, perché ormai comunque li ho presi già quando uscì la loro prima volta, uscì questo banner. E poi raga daranno una pool gratis con un Legends Limit garantito. Cioè, per cominciare bene raga, io spero tantissimo che mi esce Vegito Blu, perché io voglio Vegito Blu. Per 168 ore avrete raga una summon garantita con Legends Limited, tra quelle vecchie ovviamente. Quindi un'altra bella roba. Poi raga abbiamo Legends Friends Power Up, invita Friends, vabbè queste sono le solite cose raga, dovete invitare i vostri amici a giocare a Legends e vi danno 300 crono, più vi danno dei ticket, delle soul, ticchettini ed energie varie, quindi questo è il solito, potevano anche risparmiarlo, risparmiarselo. Scusate raga se il mouse è un mouse diverso dal solito da quello che uso. Poi raga ci saranno 5... Festival Ride in queste 5 settimane, quindi saranno ben più di 6.000 crono, saranno tipo 8.000 crono che potete prendere in questi festival, Legend Festival, sbagliato. Ok raga, dov'è? Eccolo qua.
Poi, raga, ci sarà Festival Duel 2021, raga. Ovviamente questo qui ancora non è uscito e non uscirà ora in Festival Legends, nel Legend Festival. A quanto pare sarà anche una nuova modalità, Legend Festival Campioni. Quindi, sì, sarà una nuova modalità, credo. Ok, raga. Poi daranno ogni giorno queste cose qua, raga, più Chrono Crystal e Summon Ticket. Quindi, minchia, raga, stanno dando un bordello di cose. Tra cose avventure, tra oggettini qua per pullare, tra Chrono Crystal e Summon Ticket, raga, avete un bordello pullare. Io porterò un mega video pull dove, raga, sbloccherò tutto, tranne i nuovi PG però, perché non ho crono. Quindi, raga, ecco. E ora qua andiamo alla parte su cosa del video, raga. A quanto pare uscirà una nuova Mai che credo sia free to play, quindi raga, è buonissimo. Io c'ho il Team Future, ce l'ho pure quasi completo, quindi a me mi servirebbero dei nuovi PG. E questo Zamasu Goku Black Assist, raga, innanzitutto sono troppo belli da vedere, e poi a me mi servirebbero tipo tantissimo. A quanto pare ho visto, raga, da una preview che sono di colore verde, quindi raga, sono tanta roba. Ora qua, ragazzi, vediamo tutto il filmato. E io questa cosa non me l'aspettavo. Ma a quanto pare esce Trunks Spirit World. Cioè, raga, qualcosa di bellissimo. Anche se mi aspettavo un Goku Tessinto completo revival. Però, raga, è pure bello questo Trunks. Anche credo che se lo cagherà nessuno. Io proverò a fare qualche summon per averlo. Solo per la sua LF. Raga, guardate quanto è bella. Comunque non fate caso alla musica di Nazuma. Bello! Bellissima, raga. Legend Festival. Coming soon. Ok, qua poi ce lo fanno rivedere. Se non sbaglio, qua però in versione proprio mobile. Ok. Visto che già l'abbiamo visto, possiamo anche skippare. Ok, troppo bella questa LF, raga. Ok, qui cosa c'è? Ah sì, raga, qua ci fanno vedere. Mai è un extreme, credo che sarà pullabile. Con questo carattere, raga, con Trunks in battaglia avrete un più 70% di blast damage inflitto e un incremento di un livello di pescata come carte. Restaura. La vita del 10% a Trunks, più 30% di danno inflitto sia per Trunks sia per lei, credo. Poi agli alleati, più 30% di danno inflitto non cancellabile, riduce il danno inflitto del 20% non cancellabile. Per tag futuro o femmine o Gears. E poi raga, da un più 30% di danno inflitto e un più 50% di chi recupera, che si può recuperare agli alleati. Poi raga, vediamo qua in qual modo vediamo qui le caratteristiche di Zamasu e Goku Black Assist. A quanto pare, raga, sono tutte le uniche abili sono nullifica e attributi downgrade, raga, per tentativa my account appena entrato. Poi riduce il danno inflitto del 15% e tentativa my account, del 15% di nuovo per 70 my account e del 30%. Vabbè, poi qua non ho capito questa qui. Restaura la vita, incrementa il danno inflitto appena switchato per 15 damage count. Incrementa la pescata di 2 livelli per 15 damage count. Riduce il ki dopo una cover change. Qua ci fa vedere i dettagli di Trunks. Poi, allora, le uniche abilità sono riduce il ki di 2, restaura la vita, incrementa il danno inflitto, incrementa il danno inflitto dell'ultimate, incrementa di 1 la pescata delle carte. Poi ha una special cover change sulle strike, combabile con special move, buffa il Vegeta Clan e il Tag Future Mano Hybrid, restaura la vita del 25%, poi change ha un unique gauge del 100% ogni volta che fate che attaccate. Praticamente era che contro i revive questo caro Trunks.
Ah, gli togli pure un 30% di vita. Buono. Poi, vabbè, adesso Ultimate Car nullifica l'elemento, nullifica i colori a sfavori e cavoli vari che già noi conosciamo benissimo. Quindi, raga, possiamo andare anche avanti. E ora qua, raga, vedremo tipo qualcosa di bellissimo. Aspettate. Ok. Vediamolo per bene questa bella animazione, raga. Io vi giuro, io sono rimasto un po' scioccato da tutti questi PG che stanno uscendo. Ma a me mi fa piacere, ecco, raga, qua vediamo già una preview, il caro Vegeta, che non deve uscire, ma Broly, eccolo qua. Raga, uscirà Broly con assist suo padre. Troppo bello. Certo, le animazioni sono qualcosa di fantastico. Oppure un altro Freezer. Ancora io non ho capito qual è PG che si può free to play. Ancora questa cosa non l'ho capita. Qua abbiamo un Gogeta, raga, cosa inaspettata. A quanto pare, raga, forse avremo un Gogeta trasformabile in blu. Quindi, raga, se uscirà un Gogeta trasformabile in blu, sarà tipo qualcosa di epico! Epico! Troppo bello. Vabbè, qua ci vediamo la leggendaria finish di Broly che già conosciamo bene. E qua, raga, vediamo Gogeta blu. Ok. Oh, ok, raga, qua arriviamo alla parte più bella, la parte finale, credo, del video staff. Dove vediamo un Goku e un Vegeta switchabile, raga, tra loro! E la cosa bella è che loro ogni attacco che subiscono si ricaricano qua la main ability. E sono pure legendary finish. Raga, sono troppo belle, qua vedremo la legendary finish. Sono switchabile, è una cosa troppo bella. Non sono come gli assist, i PG assist, quelli vecchi. Questo qui è qualcosa di nuovo. È troppo bello. Wow, questa qui è l'F. Cioè, raga, guardate che bella. Troppo. Voto 10. Anche se mi aspettavo un PG tutt'altro diverso, però raga, sono felice lo stesso. Ok, vediamo qua ora, se non sbaglio, se vado avanti ci mostra i dettagli. Ok, vediamo. Ok, qua ci dimostra le... Ah, sì, qua ci fa vedere direttamente le cose. Ok, vai, faccio vedere. Ok. Va bene, vediamo. Ok, questa è la Wii Screen. Ok, dettagli, riduce il danno inflitto per Tag Saiyan del 10%. Dopo essere entrato in battaglia, raga, più 20% di danno inflitto per 15 time account, riduce il danno inflitto di 20% con 0 membri. Con un membro, più 40% di danno inflitto per 15 time account e del 20% 15 time account. E con due, più 60% di danno inflitto, non cancellabile. E riduce il danno inflitto del 30% non cancellabile e dà un più 50% di danno inflitto e riduce il danno inflitto del 20% raga non cancellabile e qua non riesco a leggere qua ah sì, forse distruggere le carte con una verde se non sbaglio ma non vedo niente perché ci sono i sottotitoli se le potrei disattivare ignora. Ok, allora, più 20% di danno inflitto a Tag Saiyan, più 60% sulla special movie danno inflitto, riduce il danno inflitto del 25% per 60 time account non cancellabile, meno 25% di special move art cards da 60 time account non cancellabile, questo dopo essere entrato in battaglia, dopo essere sostituito, pesca una special move, resto del kit del 25%, più 80% di danno inflitto non stoccabile, riduce il danno ricevuto del 30% per 15 time account. Ok, qua l'abbiamo visto. E ora, raga, andiamo alla parte bella.
A quanto pare, raga, questo Goku e Vegeta Assist, a quanto pare su Goku è in vantaggio di colore su verde e svantaggio su giallo. Per Vegeta è in vantaggio su giallo ma è svantaggio su verde. È una cosa abbastanza strana, quindi è da capire questa cosa, raga. È come, se avete visto già il video di Infai e tutto quanto, è da studiare. Comunque, Special Cover Change, raga, su Strike. A quanto pare, raga, Long Rage, quindi è combattibile pure con Special Move. Dopo essere entrato, restaura il Ki, incrementa il Ki Recovery, restaura la vita. È contro anche sempre contro le live, raga. E distrugge due sfere del drago. Distrugge due sfere del drago. Ok, raga, poi Special una pesca una special move, riduce la vita, questa qui la special arts, partendo dal main count, restaura il ki, incrementa il blast damage inflitto e nullifica le special cover change. Ok, questa qui è la special move. Ah, questa qui è la verde, minchia, non avevo capito, raga, scusatemi. Special move arts. Restaura la vita, partita Mer Count e Blast Armor, che bello. Poi Switch Ability, raga, tag bla bla bla. Restaura il Ki, come si dice? Pesca la velocità di 1, incremento, volevo dire, e aumenta il danno inflitto di Special Move, non cancellabile. Ok, dopo se non sbaglio abbiamo finito. Oppure no, aspetta. Ah! Finalmente, raga, abbiamo lo Zenkai di Broly e ce l'ha. Infatti, per questo mi sembrava strano. E qua cosa abbiamo? The Theme Song from. Ah, avremo pure la musichetta, quella lì del film di Broly. Bello. E avremo finalmente Goku! Finalmente! Ah, e questo sarà gratis. Ora ho capito cosa. E poi, raga, la parte più speciale è questa qui, la parte finale. Lo Zenkai di Super Vegito! Finalmente! E io ce l'ho e quindi lo posso fare anche il Zenkai se voglio, se mi danno questa power. Perché se non sbaglio, non c'è più niente. Sì, raga, io spero che questo video abbastanza lungo vi sia piaciuto. Nel caso